Ciao ragazzi e bentrovati su Footy Shot Italia. Allora, dopo questo weekend molto tranquillo, sono tornato con un nuovo video. Vediamo la situazione attuale, come gestirla e cosa accadrà da stasera ai prossimi giorni. Allora, siamo nel pieno dell'evento Carnival, quindi l'evento di carnevale di Foot. Qui possiamo vedere l'attuale situazione dei prezzi delle carte, quello che ci interessano a noi, diciamo, ovvero l'84 a salire. Ah, premetto che se qualora sentiate dei rumori sottofondo c'è un forte temporale, per cui non è questione di microfono, cuffie o altro. Allora, diciamo che la situazione è una fase un po' di stallo, se non fosse per gli overall 87 o più che ci stanno dando qualche piccola soddisfazione. Più precisamente, diciamo, nelle carte che sono utilizzate chiaramente nell'SBC e che magari non sono nei pacchetti. Ad esempio, giocatori come Lloris, che non è nei pacchetti, si riesce a vendere tranquillamente anche sui 38.000 crediti. Considerando che li abbiamo pagati sotto i 31, è un prezzaccio, diciamo. Allora, vediamo la lista di trasferimenti. Io vi ricordo di listare le carte che avete continuamente a prezzo maggiorato, semplicemente perché anche se non è il prezzo più basso che offre il mercato, c'è sempre qualcuno che vi acquista tali carte. Come potete vedere, David Silva che ha un prezzo, vabbè, adesso 47,48, quindi il prezzo ci sta. Buffon ha un prezzo di dov'è 37, anche lui 37, Lloris 37,38 quando ne costa 36,5, Rakitic, Mertens costano 27 circa e come vedete ne ho venduto uno a 29,5 e due a 28,750, per cui listate, listate, listate perché sicuramente andranno a venderle pian piano queste carte. Poi nella lista trasferimenti cosa ho? Sempre 85, ho i Chey, Reef 85, 84, eccetera, eccetera e questi li manteniamo lì. In attesa di sfide che li possano far rialzare di prezzo, i Tarkovsky che sto listando, Javi Martinez, Subasic, altri 87, 86, 85 che sto listando, come vedete, tutto quello che, di cui vi ho parlato è in fase di relisting, quindi listate, listate, listate. Ho utilizzato il bug dei non assegnati per prendere un sacco di 85 ieri. Mi sono concentrato su spagnoli, quindi Carvajal, Asensio, Coque, Aspas, Miranda e Ribéry. Poi chiaramente il prezzo attualmente è ancora identico praticamente, perché noi andiamo a vedere Ribéry pagato 10,750 mi pare era, 10,750 adesso ne costa 11,250, quindi è sempre lì. Miranda pagato 9,7 attualmente ne costa, vediamo un po', 9,8, quindi sempre uguale. Quelli che si sono alzati leggermente sono gli spagnoli. Asensio è quello che si è alzato di più perché sono esterni di centrocampo spagnoli, quindi facilmente ibridabili. Quindi vedete lui già è 2K sopra. Alcuni Coque che anche lui si è alzato forse di 1000-1500 crediti. 10,750, pagato 9,7 e via dicendo. Per cui, come vi ho detto, cercate di ruotare la lista trasferimenti, cioè listare, listare, listare. Nel momento in cui si vende qualcosa, svuotare e relistare nuovamente. Allora, cosa accadrà adesso? Questa sera sarà la serata dedicata all'Italia come nazionalità e come paese. Per cui noi abbiamo fatto le nostre prediction, potrebbero essere rilasciate, verrà sicuramente rilasciato un giocatore Carnival via sfida creazione rosa e un icon attraverso sfida creazione rosa. Le icon potrebbero essere Zola o Del Piero Icon Prime Moments, diciamo Del Piero molto interessante, però costerà sicuramente tantissimo. Berardi o Bernardeschi potrebbero essere due giocatori che potrebbero essere selezionati per le sfide di stasera. Qualora abbiate una serie A potrebbe essere interessante come alternativa a Cuadrado o Caleón, diciamo, o Suso, gli esterni più forti della serie A. Oltretutto, domani sarà il giorno della UEFA Champions League. Vediamo dove ho messo la scheda, eccola qua.
perché arriveranno gli incontri principali UEFA. Essendo stati assenti settimana scorsa, arriveranno 99% questa settimana, domani sera. Noi abbiamo già fatto investimenti in merito, abbiamo preso principalmente Ulreich per quanto riguarda il match di Bayern-Liverpool e Rugani principalmente per quanto riguarda Juventus-Atletico. Rugani potrebbe avere una doppia funzionalità, perché come avete visto nelle sfide giornaliere che escono, andiamo a vedere su Footbin come sempre. Nel giorno della nazionalità che viene festeggiata, diciamo, tra i requisiti ci sono giocatori di quella nazione. Ieri venivano richiesti due giocatori del Belgio, stasera dovrebbero essere richiesti due giocatori italiani, per cui a maggior ragione Rugani potrebbe essere un doppio investimento. A tal proposito, anche riguardo le sfide e incontri principali UEFA, domani, qualora venga rilasciata questa sfida, e come premio diano le carte UCL rare, che sono, vi ricordo, queste carte qua, andiamo a vedere, FIFA 19 Players version UCL rare. È molto 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 interessante perché queste carte sono utilizzatissime in Weekend League, sono utilizzatissime nelle sfide creazione rosa e nel momento in cui droppano, quindi vengono rilasciate nei pacchetti, o come premio nelle sfide, hanno un brusco calo di prezzo e quello è il momento in cui noi dovremo andare a fare investimenti. Infatti, il mio obiettivo qual è? Liberare gran parte delle carte della lista che abbiamo attualmente nella lista trasferimenti fra stasera e domani, in modo tale da avere spazio e crediti per comprare le carte Champions League domani sera o mercoledì sera, a seconda di quale e come facciano uscire le sfide. Generalmente le sfide degli incontri principali UEFA vengono rilasciate martedì e nei pacchetti danno tre carte UEFA Champions League, di cui mi pare una o due rare, ora non ricordo di preciso. Il giorno dopo viene rilasciata un'altra sfida creazione rosa che dà probabilmente carte UEFA Champions League di nuovo nei pacchetti e quello sarà il momento migliore. Quello sarà il momento migliore in cui fare investimenti in tal senso. Per cui, come vi ho detto, listate. Io ora libero questa lista qua delle carte vendute, mi metterò probabilmente a listare anche questi 84-85 che abbiamo. Non preoccupatevi se ancora gli 84 e gli 85 non si sono, soprattutto gli 84, non si sono alzati di prezzo. Non si sa mai che ci sia qualche sorpresa da parte di EA Sports, un Team of the Week garantito, o qualsiasi altra cosa, ma comunque siamo anche in vista del Food Birthday e il Food Birthday sarà l'evento più grosso dell'anno, per cui anche qualora dovessero rimanerci gli 84 sul groppone, gli 84 li teniamo lì e ce li portiamo dietro un'altra settimana, mentre 85, 86, 87, 88, 89 ce ne libereremo entro questo weekend. Perché come avete visto e come vi ho fatto vedere per chi mi segue sul profilo Instagram Food Trading 18 Italia, giorno per giorno il prezzo delle carte sta salendo. Come vedete, questo era appena un giorno fa. Come vedete, l'ho postato un giorno fa. E il prezzo degli 86 partiva da 16K. Vediamo quanto è oggi. Oggi partono da 17,5-18K. Gli 87 partivano da 24-25K. Oggi partono da 26-27K. Gli 88 partivano da 32-33 e oggi partono da 35-36, per cui come vedete ogni giorno un K in più, ogni giorno 1000 crediti in più, significa che mercoledì, martedì, giovedì saranno i nostri giorni in cui potremo effettivamente liberarci di tutto quello che abbiamo. Teniamo in stand-by gli 83 e gli 84. Monitorate chiaramente i prezzi attraverso Footbin delle carte che avete voi acquistato, su cui avete investito, perché chiaramente io vi parlo di una marea di carte, ma non è che posso fare 1000 post, per cui chiaramente io vi do il là, vi do un input, voi dovete essere bravi a controllare i giocatori su cui avete fatto investimenti. Quindi, ricapitolando, pazienza, relistiamo, vendiamo, cominciamo già ad avere i primi profitti sulle carte e vi invito nuovamente a seguirmi sul profilo Instagram Food Trading 18 Italia. Abbiamo superato i 7500 follower, vorrei arrivare a 10.000 per la fine del mese, ma sarà molto 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 difficile, però ci voglio provare. E ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, mettere un like al video, qualora ci fossero domande mettete un commento qua sotto. Grazie per l'ascolto e ci vediamo domani.
Ciao ragazzi.